torre in pietra il castello per eventi e cerimonie in un'atmosfera fatata a Pietra dei Fusi, Avellino, 0825 19 31 700. È stato identificato ed arrestato dalla polizia del commissariato di Rossano Calabro il 35enne serbo, pericoloso latitante raggiunto da un mandato di arresto internazionale che insieme a un comando di altre due persone il 7 maggio di 2 anni fa si rese protagonista di una rapina a mano armata in pieno centro città e di una rocambolesca fuga contromano sull'autostrada 16 nei pressi dello svincolo di Baiano, mettendo in serio pericolo la sicurezza di molti automobilisti. Ne seguì un lungo inseguimento da parte della polizia durante il quale il serbo, a bordo di una BMW 5 risultata poi rubata, forzò un posto di blocco della stradale sezione Avellino Ovest, cercando di investire gli agenti dopo avergli puntato contro una pistola dal finestrino. All'evento, che creò scalpore e allarme sociale in tutto il circondario, seguì un'accurata indagine della squadra di polizia giudiziaria della stradale, che portò all'individuazione del serbo come l'autore della rapina e di numerosi altri furti in abitazione e all'emissione di una misura cautelare in carcere. La fuga in auto durò per quasi 100 chilometri, dopodiché i fuggitivi fecero perdere le loro tracce nelle campagne di Candela. Dopo 2 anni di latitanza, l'uomo, che era senza documenti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Rossano per degli approfondimenti investigativi e dal riscontro AFIS, diretto alla identificazione fotodattiloscopica, si è accertato che era ricercato dalle polizie internazionali per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per aver commesso numerosi furti in abitazione e rapine sfociate poi in atti di violenza, tra questi anche quella di Avellino.